in collaborazione con Sparcasse, cassa di risparmio. Sì, ma in maniera simile a quella partita vista con Civitanova, alla fine vi restano solo i complimenti, avete giocato un'ottima partita ma non l'avete portato a casa 7. Sì, sono molto, è strano da dire, però sono molto contento per questa partita, perché eravamo lì punto a punto tutti i set. Il primo abbiamo preso quei 4 punti all'inizio e abbiamo perso 25-21, quindi questo vuol dire che siamo stati lì tutto il tempo attaccati a loro, abbiamo perso il secondo e il terzo vantaggi. E questo è, secondo me, un segnale molto, molto positivo nonostante il risultato, che ovviamente dispiace, però sono molto orgoglioso e fiducioso, perché se continuiamo a lavorare come stiamo facendo in palestra, negli ultimi soprattutto 3-4 giorni, possiamo toglierci le grandi soddisfazioni e pian piano andare a prenderci quello che vogliamo. Daniele, è mancata un po' di fortuna, avete lottato alla pari, però come a Civitanova è davvero mancato giusto qualcosa. Sì, oggi l'unica cosa che ci è mancata è stata quella lì, una palla fortunata come l'hanno avuta loro nel finale del secondo e nel terzo. Peccato, perché ci siamo andati molto vicini e questo è soltanto un punto di partenza per noi, deve essere. Adesso potete ripartire con Latina, ci sono 8 giorni, portandovi almeno a casa quello che di buono avete fatto. Sì, il frutto del lavoro di questa settimana si è visto, adesso abbiamo un'altra settimana per migliorarci ancora, però quello che volevamo portarci da questa trasferta ci siamo riusciti. Mister, risultato anche in questo caso che lascia qualche recriminazione, avreste meritato quantomeno di portarla al quarto set? Ma pensiamo a quello che abbiamo fatto, secondo me è una discreta partita, anche il primo set potevamo stare un pochettino più attaccati. C'è questo contrattacco che non continua ad andare, pur i ragazzi lavorando, e quindi è ovvio che dopo in situazioni difficili un pochettino ti si annebbia la vista, però torniamo a casa con la partita che volevamo fare, volevamo fare qualche set in più. Torniamo a casa ancora con l'assenza di Kovacevic, che è una storia infinita e che un pochettino ci sta penalizzando, al di là delle prestazioni di chi lo sostituisce, che ovviamente anche oggi ha fatto la sua parte, tuttavia insomma sappiamo che un giocatore in più fa comodo a tutti, soprattutto nelle situazioni di difficoltà non ce l'abbiamo. I ragazzi, ripeto, hanno fatto secondo me gran parte di quello che dovevano fare, hanno fatto una bella prestazione in difesa, da tre quarti del secondo set in ricezione hanno avuto l'atteggiamento giusto, ci è mancato il contrattacco e andiamo avanti.